Le bandiere della CISL e della CGL sventolano all'esterno della sede dell'azienda Agco ex Laverda di Breganze. A rischio ci sono 100 posti di lavoro e per questo le due organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero in programma per domani mattina dalle 9 alle 10.30. Manca un piano industriale, denunciano i sindacati, un progetto di rilancio della produzione che garantisca il futuro produttivo della storica fabbrica. FIM e FIOM hanno indetto uno sciopero davanti ai cancelli di Agco a Breganze assieme a tutti i lavoratori e alle rappresentanze sindacali che hanno coinvolto i lavoratori in assemblea per chiedere all'azienda di ritornare sui suoi passi e di gestire assieme alle organizzazioni sindacali una ricetta che possa far superare questo momento di crisi che coinvolge decine di lavoratori, soprattutto i somministrati, ma anche i lavoratori diretti in produzione che saranno coinvolti da un periodo piuttosto importante di cassa integrazione. I lavoratori incroceranno le braccia e scenderanno in strada per protestare e per chiedere il blocco dei licenziamenti. Ci sono strumenti alternativi alla cessazione dei rapporti di lavoro, per cui ad azienda chiediamo di risedersi al tavolo e di costruire assieme a noi uno strumento differente.